Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare un mega assaggio di cibi di tutte le nazioni. Quindi mettetevi comodi perché abbiamo un bel po' di prodottini da assaggiare. Però, se vi siete posti la domanda, ma tu arrapigliate questi snack? Raga, vuol dire che non avete visto la boxing di Natale. Quindi vi lasciamo tutto giù nell'info box. Sapete che per qualsiasi vostro acquisto su Cibo Zan avete sia il mio codice sconto che anche il link, che se volete supportarmi fate i vostri ordini dal link che trovate qui sotto, ma trovate tutto giù nell'info box. Pure tutte le cose che diremo, link, tutto giù, raga, perché ormai lo diciamo sempre, in qualche video esce sempre qualcosa. Ok, vai, pesca. Io direi di iniziare dal... Vai, a pesca, stavolta pesca. Hai istinto? Vai, vai. Ok, io vedo il naso, ragazzi. Siamo... Che mi sta nominando? Cheetos Twisted. Penso che non so il gusto. Hot, quindi qualcosa di piccante? Sì. Ok, eccoli qua. Cheetos Twisted. Ok. Comunque io se vado a tinere le amo. Sono quelle lastinate. Sono solo poche. Oddio, sono di ketchup. Sono pochissime. E noi abituata a quella là enorme. Pochissime. Queste ce ne vogliono al minimo 3-4 buste. Sono più buone. Le erano secche. Come consistenza. Le ultime che abbiamo assaggiato, mi ragione. Sono hot, raga. Comunque è vero, queste sono molto più croccanti rispetto alle ultime che le fanno. Invece quelle erano un po' più compatte. Come bruciano, buonissime. Buonissime. Ok, bel 7. Quelle 7 e mezzo. Ok, non sono troppo curiosa, raga. A parte che al rosso. Fazer, giusto? Su. Quella qua c'è scritto. Io penso che sia una classica barrettina con cioccolato ricoperto di cioccolato, riso soffiato oppure biscotto all'interno caramello. Proviamo, ragazzi, scopriamolo. Caramello. Si presenta un po' come... Questo che mi ricorda, però lo sai questo così? Mi ricorda un po' il sapore del lion. L'odore. Guarda. Sì. Vabbè. Sarà simile al lion, anche per i colori. Caramello, che cos'è? Biscotto. No. Riso soffiato attorno e dentro un biscotto. O caramello. Vediamo. Il caramello non si sente molto, però è buono. Non è tipo quel cioccolato scadente, è buono. Sì, sa... Ok, non è che sa di Lion, perché Lion là vi sprigiona proprio quel sapore di caramello. No, questo invece vi sprigiona solo il sapore di cioccolato. No. Sì, si sente, ma non tanto però. Prevale di più il cioccolato, è buono. Anche con la nostra bellissima lingua appicciata. Però vabbè. Ci sta. 5. Sì? 5, 5 ci sta. Sì, no, è molto buona. Okay. Mi aspettavo di peggio. No, invece alla fine è come sta scritto qua. È uguale. Ok. Pesca. Pesca e vedrai. Aspetta. Che la soluzione troverai. Sono solo enorme. Ok, Milka Oreo. C'era una Miss White, eccoli qua. Allora, praticamente io qua non li ho visti. Sarebbero delle mini porzioni. Prego, signorina. Sono belli grandi, Me li aspetto più piccoli, eccoli qua. Quindi però sono della Milka. Sì, no, sono Milka. Con Oreo. Hanno fatto una bella collaborazione questi due birbantelli. Grande spizzatino. Butta a terra, butta.
Eccolo qua. Cioccolato bianco della Milka. Sai cosa somiglia un sacco? A colore che ti piace a te. Bianco. Sempre nel video, in uno dei tanti video. Però la qualità del cioccolato bianco. Perché pensa che tutto alla fine cioccolato bianco, solo che all'interno c'è questo biscotto, cioè raga. No, buonissimo. La Milka è la Milka. La cioccolata bianca della Milka. Proprio quella. Sì, sì, sì. Sono in versione un po' più, oggi non mi trovo. Versione un po' più doppia, proprio. Mamma mia. Questi scompariranno. Questi ce li nascondiamo nella stanzetta. Ok, no, buonissimi. 10 perché no, no, io mi sembra non conto. Sì, 10, mamma mia. Ma meno male che non ce l'ho, se ne mangio un altro. Tipo due buttati così, ma proprio il fuck. Mamma mia, veramente. Ce ne sono 10. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Ok. Frisco. Questo guarda. Allora, questi hanno un nome. Il marchio proprio, l'ho sentito pronunciare tantissime volte ma non mi ricordo. Comunque è Doraemon, diciamo che Doraemon sono quei snack giapponesi, tipo come abbiamo, è la stessa versione, bravo, dei puff, di quelli di Cheeto, ma non è uguale. Queste cose strane qua, perché altrimenti... Però mi ricordo che tanti anni fa era tipo fatto le confezioni, giusto? Ho proprio paura. Cioè, non vedo se esce di vocabolo. No, mi sembra pizza, ok, ciao. Mi sembra pizza. Sì, perché c'è anche l'origano. Oddio, dalla videocamera degli altri erano molto più grandi. Oh, che buon odore. Eccolo qua. Beh. Cioè, l'ha mangiato tutto quando? Ok. È buonissimo, è buono. E lo ricompreremo se... Non riesco a decifrare il sapore, talmente che è buono, mi fa impazzire. Buonissimo, perché fuori si sente quell'aroma. Ma no, mi sacrifico da un po' da te. Mi pento di non aver fatto un pezzo. Buonissimo. Mamma mia. Ma che fuori è. Non riesco a decifrare manga. Non c'è che sembra quale spezie del pollo. No, oh, è l'origano. Però col ketchup attorno, tipo. Bravo! No, a me l'origano non mi fa schifo proprio, ma. No, questo è buonissimo, veramente. Ma questo non costa, lo sai? Avevo paurissima di questo perché pensavo fosse tipo gamberi, quelle cose strane. Invece no, promossissima. Promossissima. Promossissima, era il nostro imparato. 10. 10. Questo è un altro 10. Beh, la mia amica sono proprio. Che dici? Cioè, vediamo un attimo di snack così ci ricolliamo con la scorda. Abbiamo pure due, vai, abbiamo beviamo. Abbiamo due. Speriamo che questi fanno sono buoni. Arizona Fruit, penso che sia frutto tutti i frutti. Ma di che era? Alcolica. Beh, ci ubriacano. Comunque è bellissima, sì, ma non penso. Alcolica. 340 ml. È una grande. Io questa non la conservo. Eccola qua, merita. Cioè. Bellissima, eh. Sa di ace. Ovviamente il succo. Però oh, meno male. Ovviamente il succo. A me è un tanto grazie. Se devi provare. Ma so. Cinci. Ma era un'altra volta assorzata. Sento le. No, c'è già. Boh.
Noia. Ha un retrogusto di ciliegia, però. Lo sai che però sembra? L'acqua tipo col bolero di Lo sai che sembra? Il retrogusto, me lo sai che mi sembra? Il chupa chupa, quello di Dracula. Che la però quando lo bevi non è che lo avverti subito, lo avverti dopo. Cioè quando bevi sembra l'acqua normale, fresca. Poi quando senti il sapore. Buona però. Ma vedi che tipo infuso. No però, essendo che ci sono tanti gusti all'interno. Buona. Per io che sono difettosa in queste cose, buona. No, ma è particolarissima, è proprio particolare. No, no, è buona. Ok, sì. Ah, ci sta, a me la possiamo dire, l'abbiamo provato pure noi. 7. Sì. Raga, io già non mi trovo. Ok. Sì, 7 va bene. Questa ho delle... grandi aspettative. Sì. New. La new. New. No. Stork. La stork. Stork. No, raga, la leggo, che è meglio. Knoppers. Knoppers. Sarebbe una barretta di cioccolato, caramello, cocco e poi da scoprire un botto di riso soffiato dentro sicuramente. Vediamo. Bonti, 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 bonti. C'è il biscotto dentro, tipo wafer. Che questo video mi fa fatto così. Mi piace di più questo che il Bounty. Perché il Bounty è troppo pesante, invece questo è buonissimo. Non ho preso nulla. È buonissimo. Questa è un'altra cosa da riprendere. No. Cioè ragazzi, di solito non ci rifiniamo mai. Ma stavolta proprio per mangiare tutto Cosmo Funnis. Buone. Caramello cocco e il wafer. No? Buonissimo. Il cocco prevale proprio a stare. Però non è quel cocco. Sì. Che ti disturba, che ti disgusta. È leggero, fatto bene. No, veramente buona. Meno male che non ho scelto quello. Tu? No, io l'ho pescato. Allora vai con l'ultima cosa salata. Che poi questi qua. Ma questi stanno pure da me, vero? Questi mamma li prende sempre. Sono io che Nick Knox. No, Nick Knack. Nick Knox. Nick Knack, eccoli qua. Bellezza. Ma che godure, mi abbiamo dato un voto. Ah! 10! Mamma mia, no, è buonissimo, 10! 10, ma no, meno male. Oh, questa. No, tutti. Ma adesso scherziamo. Adoro, adoro, adoro. Già vedo un brutto. Una brutta fine. Ma questa è una. Ah, aspetta, ma quelli si aprono così, pensi. Riconosciamo questi. Però sai, sono più croccante e più salato. Rispetto tipo è pure la stessa marca, no? No, però sono variato. Però aspetta, ok, raga, pure questo fino. Ah boh, sì, però ci voleva qualcosa di salaticcio. Buon 6, sufficienza. Le trovate anche, prendete le sottomarche, sono più buone di questi qua. Io? Vai. Riesco tu. Aspetta, sto cercando. Questo è il mio. Vabbè, vedo perché sono piccoli, quindi non. Andiamo con i due piccolini, bravo, eh? Ok. Andiamo prima con questo qua. Ritter Sport, io penso che sia. Non lo so. Per noi la non sarà una gioia per i nostri, che andiamo di là, perché non gli possiamo portare niente. Infatti.
fritta nocciola. Pure tutto, guarda. Io ho visto che lo sai, tipo, molte persone che seguo tipo di Milano, ma là hanno un sacco di gusti. Vai. Guarda qua. Piena di nocciola. Pronta? Guarda, è buona. Mi sembra di non avere assaggiato, lo sai? Non credo. No. Ah, boh, vuoto 6, 7, alla fine nocciola. Questo sarebbe una sottomarca per il mio gusto di Loager. Noi che siamo esperte di Loager, vai dillo tu. Vi lasciamo? Ah, vi lasciamo il link su Eli. Ok. Kaji. Eccolo qua. Oh, mi ha tutta questa cioccolata. Sentivo male. Sa di te. Sa di te? È vero. Perché? Dai, provo, provo. Non sa di niente. Ma sa di tabacco, tipo. Ma ho capito. Il wafer lo senti talmente lontano. Il wafer è un po' stridito. E gli ultimi per l'ultimo. Cioè, ragazzi, questa è proprio una chicca. Lonca. La lonca sono alla fine dei crunchy fudge. Riso. Rice crisps. Ah? Rice crisps. Crisps covered with milk chocolate. Ah, buona, raga, comunque tutto blocche. Riso soffiato, ricoperto di cioccolato. All'interno che cos'è? Latte al cioccolato o caramello? Ma guarda, caramello. Caramello non lo dice. Ah, fudge, non lo so. Lo ma buona, ragazzi, comunque questo qui. Penso sia caramello. Io penso che sia caramello. Però no, non sono caramello. Sa di latte. Perché il cioccolato. Non come la copertina. Ah, perché l'ho voluto abbinare voi? No. No, non mi piace. Non mi piace. Caramello. Sembra tipo caramello con quella cosa forte. No. Bocciato. Ah, io lo dico proprio. Mamma mia. Mamma mia, come concludere in maniera pessima il video, però secondo me è carino, un po' palmo, spero che non ci stanno i pezzi dentro. Ma tu immagini se questo si deve cuocere? Io ho paura perché non ci capisco niente. Che ne so io, ma non penso. Non mi piace tutta sta roba. Tieni, mantieni. Vuoi vedere come salta l'unghia in diretta? No, mantieni. Ti pensi che tu con questo coso puoi alzare il... Pure è così tosta questa cosa. Se no, il piede di porco, eh. C'è la caramella. È tosta. Ancora. Aspetta, non so. Aspetta, non mi sentire. Io ho capito di che sto. Ma guarda il bicchiere lì. Non riesco a capire che cos'è, so. Una cosa che mi ricorda, ma non riesco a capire che cosa. Cappella? No, no, qua su cappella. Non lo sai però che sta. Sa tipo di quelle gomme che mi mangiavo io di quando ero piccola, quelle tonde, è vero. Ma io... Ma che viola. Ma è viola. Ma marga, no. No. Ma viola! È viola! Sì, è viola. Non so che... Cos'è che... Però questo odore non mi ricorda. Mi viene in mente quelle caramelle un po' di pera. Tipo
tipo lo sciroppo. Ma che schifo! La sapevano la sì. No, Giulia, dobbiamo capire che cos'è, perché di sicuro è la cosa più zuccherata di questo mondo. È solo zucchero, io non sono così poco. Guarda, infatti, se no c'è la mangiata di cocco, però è dolce. Ma non riesco a capire che cos'è, Marò. Ma guarda qua in questo bicchiere. Guarda queste cose bianche, chissà che il suo. Oh, a me non c'è. No, non. No. Mi è piaciuta. E noi speriamo che a questo video vi sia piaciuto, che nel nostro piccolo un po' vi abbiamo strappato un mega sorriso. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!